Ma positivo, non solo perché lo dico io, ma per aver sentito tanti miei concittadini che si sono complimentati per questa organizzazione. Il ringraziamento va sicuramente a Antonio Pascuzzo, ma tutti coloro che hanno collaborato, compreso i dipendenti comunali, il dirigente del settore attività ferraiolo e poi tutto lo staff di Antonio Pascuzzo. Però devo dire onestamente che un ringraziamento forte lo devo fare alla città che ha partecipato a questi eventi in maniera splendida e poi il clou è stata la notte di Capodanno, a conclusione con il concerto di Eman. Come dicevo già in altre interviste, lo ripeto, sono felice perché sono tutti catanzaresi, sia Eman, sia Antonio Pascuzzo, sia i ragazzi di Altrove con lo spettacolo Politeama. Voglio ricordare anche i ragazzi che hanno organizzato quella mostra al San Giovanni sul designer, quindi un'apertura grande ai giovani che si sono dimostrati capaci di poter affrontare questa sfida culturale che noi stiamo facendo per il centro storico di Catanzaro. Sì, un evento che diventa sempre più straordinario nella città di Catanzaro, parte dai festeggiamenti natalizi e arriva fino all'Epifania. Il tempo quest'anno non ha reso onore agli sforzi compiuti dai due enti che lavorano, mi riferisco al Comune e alla Camera di Commercio, che lavorano in grande sinergia da alcuni anni, da molti anni. E credo che comunque la città possa essere soddisfatta sia per i numeri e sia per i contenuti dello spettacolo e dei giochi ludici che hanno vivacizzato il centro storico. Sì, in fondo il titolo è A farla mare comincia tu, quindi è una specie di appello rivolto a ciascuno di noi, no? Credo che l'iniziativa è andata molto bene, è stata divertente, è stata coinvolgente, per me anche esaltante, e anche vedere la gente che raccoglieva magari alla fine del concerto le bottiglie per metterle nella differenziata, secondo me faceva parte del fatto che il canovaccio era uguale per tutti, artisti e cittadini che hanno assistito a tutte le rappresentazioni, dando un senso anche di riscoperta, in alcuni casi per me personalmente anche proprio di scoperta vera e propria, perché sono luoghi che sono stati aperti negli ultimi anni, che siamo andati a visitare e a riempire, dando loro, sperando insomma di dare loro un'altra memoria, cioè che ognuno di noi se li ricordi anche adesso per questo, come capitava a me di ricordare il Super Cinema, perché negli anni 80 si faceva una stagione di cinema d'essai che aveva coinvolto molto i ragazzi, per cui credo che quando queste rassegne finiscono per appartenere un po' a tutti, nel senso anche dalla bellezza delle critiche. Io le critiche che ho sentito, le poche che ho letto, le ho trovate veramente garbate, le ho trovate anche costruttive, bisogna anche tenerne conto, cercare di far meglio. Per cui, voglio dire, meglio di così non potevo sperare.